Io a 6 anni, prima di andare a scuola, andavo a fare il cordaro con mio padre, perché eravamo una famiglia grande, 7 figli, di cui mio padre faceva il cordaro. Anche noi abbiamo fatto tutti, io e i miei fratelli, i cordari. I cordari si faceva la corda per le sedie delle chiese. Allora si faceva la zabbara, la canapa, si filava la zabbara, la canapa e il filato. La zabbara era una pianta di cui veniva chiamata agave. E da quella pianta là si estraevano le foglie, che erano foglie, diciamo, abbastanza larghe e lunghe, e si mettevano ad essiccare e poi venivano battute con un pezzo di legno e ne usciva fuori la zabbara, che poi veniva cardata mediante un pettine fatto apposito per fare la zabbara, che poi veniva filata e si facevano le cordicine da 3-4 mm, più da 3 che da 4, e servivano per fare intrecciare le sedie delle chiese prima, a suo tempo, come quelle che ci sono attualmente di paglia. Poi si faceva un altro tipo di corda più grossa con la zabbara, che serviva per legare alle cassette dell'uva. Poi noi filavamo la canapa, che questa canapa ha origine napoletana, veniva da il posto vicino a Napoli praticamente, e questa canapa e in più il filato erano delle matasse che venivano raccolte su una nimola, che poi veniva spedito nelle varie zone laddove si lavorava la corda, e si facevano le corde sia piccoline da 10 mm sia da 16 e 18, per la lunghezza di 30-32 metri, che poi venivano raccolte a tipo paniere, e questi qua si portavano in città a venderli. E poi noi questa corda qua si portava per tutta l'Italia, c'era un tipo di zabbara che veniva filata e veniva mandata per di più a Pandelleria, in queste zone, diciamo, dove si faceva lo zibibbo, e legavano le cassette di questa cosa qua.
Biblioteca Nazionale, che ci è piaciuta una signora che aveva 50 anni e dice che legge un libro. Lui quando ce l'ha portato dice, mi ha scoraggiato, dice, certo che